Oggi andiamo a San Lazzaro di Savena per la nuova produzione del Teatro dell'Argine in collaborazione con il Teatro delle Temperie. In questo caso lo spettacolo dal 29 novembre fino al 10 dicembre, esclusi i lunedì e martedì, si tratta di Casa del Popolo, scritto da Nicola Bonazzi. Nicola, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, è un'idea di Andrea Lupo, uno degli attori protagonisti, gli altri sono Michela Casalboni, Giovanni Di Spenza, voglio ricordare anche la regia di Andrea Paolucci. Raccontaci di questa Casa del Popolo, questo nuovo spettacolo. Sì, allora non è facilissimo perché nasce da un travaglio, insomma, di menti decise ad esplorare questo tema. L'idea nasce appunto da Andrea Lupo, che un giorno è arrivato da noi chiedendoci di lavorare sul tema Casa del Popolo, di farlo insieme. Comunque da qualche anno, da qualche tempo, Teatro delle Temperie si frequentano e quindi era l'occasione per lavorare insieme, insomma, tanto per cominciare. A partire, ecco, diciamo, questa volontà di lavorare insieme, poi è nato, come dicevo prima, il travaglio di riflessione su questo tema della Casa del Popolo. Perché travaglio di riflessione? Perché è un tema difficile da esplorare, insomma, rischioso, ma insomma ti scappa via da tutte le parti. E c'erano anche delle esigenze diverse tra di noi su dove porre l'accento. A me, per esempio, interessava molto il tema del popolo, cioè l'idea che intanto un popolo non esiste più, un popolo che si ritrova attorno a delle idee o degli ideali che insieme prova a raggiungere degli obiettivi. Esiste il populismo, che a sua volta è qualcosa di molto diverso rispetto alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, quando il populismo era invece qualcosa di importante, insomma, era dietro il termine populismo ci stava la voglia di andare incontro alle classi più popolari, di aiutare in qualche modo appunto le classi più umili, le classi braccianti. Ora, fondamentalmente il termine populismo è sinonimo di demagogia e tutti ci calcano un po' il pedale. D'altro lato c'era anche l'esigenza di raccontare la parabola di queste case del popolo, nel senso che quando sono nate, anche qui le case del popolo erano una cosa bella, importante, sono nate come cooperativa di consumo agrario all'inizio, quindi i contadini mettevano in vendita i prodotti della terra a prezzi calmierati. Le case del popolo erano luoghi veri, edifici, insomma, quattro pareti e un tetto dove si poteva discutere, si poteva stare insieme, si poteva discutere sulle necessità anche di rivendicare dei diritti. Fino ai giorni nostri, quando le case del popolo sono ormai diventate tutt'altro, spesso non esistono più, spesso sono state rimpiazzate da circoli arci che poi sono diventati affittuari delle vecchie case del popolo, dove si trova un'umanità la più diversa. E quello che ci è sembrato interessante in questa riflessione è che poi molte delle idealità che muovevano le case del popolo sono passate, o la funzione che erano le case del popolo sono passate ad altri luoghi. Noi facciamo teatro, diciamo, abbiamo l'utopia di pensare che questo modello di socializzazione possa essere passato ai teatri, non a tutti, ma a quei teatri che hanno voglia di lavorare appunto sulla possibilità che le persone stiano insieme, quindi immaginando che il teatro sia un veicolo di socializzazione. Quindi questo è un altro grandissimo tema per noi, direi il tema dello spettacolo, quindi non tanto raccontare appunto data la storia della Casa del Popolo, non tanto raccontare quegli ideali, ma raccontare com'è bello e come può essere bello stare insieme, l'utopia, diciamo, dell'incontro e della condivisione. Questo è l'altro tema. E l'altro tema ancora è poi l'umanità, il racconto delle persone che hanno abitato o abitano questi luoghi. Infatti lo spettacolo è rappresentato e portato sulla scena solo i tre attori che però danno voce a una pluralità, a una coralità di personaggi. Mi hai fatto venire in mente, oltre al fatto che qualcuno probabilmente ritroverà in questo spettacolo delle situazioni, delle storie che o ha vissuto, magari si è sentito raccontare, mi hai fatto venire in mente però, ecco, una frase di Rodotà che parlava del teatro e diceva che secondo lui era la nuova polis, il posto dove ci si deve incontrare per parlare, per confrontarsi, per ritornare poi alle origini. L'ho letto e naturalmente mi sono esaltato a queste parole, perché che lo dica un uomo che è una personalità importante
però non è un uomo di teatro, insomma, davvero è molto bello, ecco, scoprirlo. Insomma. Però è poi un ritorno, insomma, a quella che era la funzione originaria del teatro, secondo i greci. Esattamente. Va bene, Nicola, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento è all'ITC Teatro per Casa del Popolo, dal 29 novembre fino al 10 dicembre. Cercate sul nostro sito gli orari esatti, perché possono variare, ci sono i giorni di riposo e domeniche sono pomeridiane. Poi ci sono tutta una serie di eventi collaterali che verranno fatti dal Teatro ITC nello spazio ITC Lab, che è questo nuovo spazio che è stato inaugurato proprio recentemente, di cui abbiamo anche parlato, con iniziative che hanno in qualche modo a che fare con le iniziative che venivano poi fatte all'interno delle case del popolo. Quindi c'è la tombola, il ballo, la Filuzzi, esatto, e così per ricreare lo spirito dei tempi, ecco, diciamo. Esatto, è un modo anche per vivere lo spettacolo in prima persona, possiamo dire così. Sì. Nicola, grazie mille. Grazie a te Carlo, grazie a voi.